noi. Un popolo invecchiato male, perso, regredito culturalmente e umanamente. Un popolo arrogante e autolesionista. Noi, italiani, conservatori e razzisti. Un popolo stordito da decenni di politica e televisione di infima qualità e definitivamente rincoglionito da cultura e informazioni d'opposizione ancor peggiori. Noi dal glorioso passato dietro al quale ci nascondiamo ad ogni attacco che arriva da fuori per gli interminabili imbrogli, malefatte, gaffe che quotidianamente mettiamo in scena come nella peggior tradizione della commedia all'italiana. Noi, italiani, un popolo costretto alla fuga, all'espatrio. Noi che cerchiamo lavoro e riconoscimento professionale all'estero, in quei paesi, vicini e lontani, che abbiamo sempre deriso con la nostra spocchia di primi della classe. Ci accolgono, ci danno possibilità, opportunità, lavoro. Francia, Parigi, ci chiamavano Rital con disprezzo, rifugiati italiani, e ora ci torniamo, qui in Francia, a Parigi, capolavoro urbanistico dove antico e moderno, storia e futuro si incontrano e si ricreano costantemente. Parigi, meravigliosa Parigi, splendente e accogliente, funzionale e pulita. La Tour Eiffel, Notre Dame, Montmartre, il Louvre, il Marais, quante meraviglie. Il passato, sì, il nostro passato, che cosa ne rimane oggi? Non c'è più traccia di noi, noi che abbiamo dato per primi un sentimento di Stato all'Europa, noi che ne abbiamo tracciato i confini, costruito le strade, i ponti, diffuso una lingua, una cultura condivisa, noi che abbiamo inventato il violino, il pianoforte, il telefono, la radio, la pizza, la pasta, il tiramisù, il gelato, lo stracchino. Noi, esempio di massimo genio ingegneristico, urbanistico, civico e artistico. Noi che abbiamo messo a disposizione tutti sti barbari e nostre conoscenze avveniristiche, quando fuori dai nostri territori ancora dormivano nei capanni e mangiavano le bacche raccolte nell'orticello de fronte. Noi intanto costruivamo teatri, stadi, tribunali, metropoli, acquedotti, reti fognarie, questi ancora si pulivano il culo con le foglie de fico. Mo ce l'hanno lezioni di vita e moralità, sti vichinghi che si fanno ancora la doccia senza lo shampoo. Che poi questa cosa di Parigi, meravigliosa, romantica, pulita, la vorremmo sfatare una volta per tutte. Bella Parigi, è bellissima, è Montmartre, Marais, palazzi, l'hai visto uno, l'hai visti tutti, sono tutti uguali, palazzi, quartieri e chiese, è tutta uguale Parigi, tutta grigia, depressione, pulita poi, a puzza di piscio che c'è sta ogni incrocio, la raccomando, e dei mignotte cinesi in centro, in pieno giorno, ne vogliamo parlare, sono pure dei cessi, so. Stai sempre de corsa a Parigi, sempre a spigne, tutti de fretta, con queste lette e mezzo c'ho il numeretto. Poi ti trovi il vagone vuoto, dici grande, oh che culo, tutto mio, entri, te si rindo te pare, dal corpo, tanfo terribile, te giri, c'è star barbone che dorme tutto storto che infesta il vagone, te ci credo che era vuoto di mortacci tua. Bevo, ho installato Tinder sul cellulare. Ah, Federica, cavolo, stava a registrare l'epilogo per italiani all'estero, avevo quasi finito. Ah, Dio, scusa, non lo sapevo. Poi l'epilogo, il prologo. Andiamolo un po' come te pare. Vabbè, come mi pare, l'epilogo è quello della fine, questo è il prologo. Ovviamente hai fatto una cosa neutra, obiettiva. Ho fatto una cosa sobria. Senti, mi sono fatto fare pure la grafica per la sigletta iniziale. Ah! Via, vedi, via, via. Guarda che figata, eh? Oh, ma che è sta foto ridicola? Ridicola, ma te sei visto? Ma che te fai? Selfie al cesso? Che vuoi? Una foto mia, privata, che vuoi? Privata la metti sul desktop? Ma fatti i cazzi tuoi, che? Guarda che figata. Oddio. Oddio, Sve, ma che è sta cosa fascista? Fascista? Mi parlai politica, lo sai, non mai seguita io, Oh no, ma Sve, ma hai sbagliato. Come sbagliato? Si chiama italiani all'estero la trasmissione. Ho capito, ma non si scrive così, c'è un errore. E come si scrive? Come si scrive? Si scrive italiani all'estero! 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 Ah, ho capito, all'estero, allora? Si scrive all'estero, all'estero! All'estero! All'estero, ma che è arabo? Ma no! Si scrive a due L apostrofo estero! Ma che stai dicendo? Eh sì, perché sarebbe all'estero! Poi, siccome c'è la vocale, si mette l'apostrofo, ma sarebbe all'estero! All'estero! Ma che dici, vado allo cinema? Ma perché vuol dire? Però dici vado allo stadio, eh. Allo stadio, vado allo stadio, vado allo stadio. Allo stadio vai. No, l'immorté è un francesismo, je vais au stade, vado allo stadio. No? Certo, un francesismo, pure l'immorté è un francesismo. Vabbè, scusa, ma fammi capire, ma tu come lo leggi? Come lo leggo? Leggo italiani all'estero. Oh, vi dico, leggi bene.
Ma che vuol dire? Ma resta comunque scritto male. E poi no, lo leggo italiani all'estero. All'estero? E parli come una polacca? No, a caso mai sei tu che scrivi come una polacca, eh? E poi che vuol dire parli come una polacca? Comunque ti dico solo una cosa, Federico. Questo per farsi fare sta sigletta si è preso 200 euro per ogni lettera. Eppure accento uguale 200 euro. L'apostrofo, non accento. Vabbè, apostrofo uguale, so 200 euro. E allora? E allora ti dico solo, valuta tu se pena L e un apostrofo stiamo a spendere 400 euro. Ma come valuta tu? Che fa? Lo lasciamo sbagliato? Federico, valuta tu, c'hai tutta la serata, guardalo, riguardalo, scegli tu, io mo do a scopare. Ma come scopare? C'ho un rendezvous. Ma con una di quelle che hai conosciuto sui siti di incontri? Certo. Oddio, mi devi spiegare come funziona, no? Ma per forza. Domani, mo sto di fretta, domani, domattina tu spieghi. Ma dove andate? Ma una cosa carina, intanto ristorante, chic, poi dopo, un albergatore, non lo so. Anzi no, scusa Federico, che stupido, non la porto al ristorante, sai dove la porto? La porto allo ristorante. Mannaggia, Federico, stronzate che racconti. Ciao!